nel comune sentire, quando si parla di fondi strutturali, c'è già nel conto che qualcuno li intascherà. E invece non è assolutamente così. Questa mattinata di lavori è servita anche a dare dei numeri e a stimare il fenomeno delle frodi e il fenomeno della percezione. Ed è emerso che se c'è un'intensa attività di segnalazione, e questo fa presupporre anche che ci sia un ottimo sistema di controllo, queste segnalazioni poi non si trasformano automaticamente in reati, anzi sono una piccolissima percentuale. C'è poi una grossa fetta invece di irregolarità che sono legate soprattutto al mancato know-how nell'utilizzo dei fondi europei. L'Italia in realtà ha un buon numero di controlli, un buon numero di recuperi anche dei fondi spesi male, ha anche un buon numero di frodi. Forse l'Italia dovrebbe, che è ai vertici per quanto riguarda la capacità di controllo e repressione delle frodi, dovrebbe lavorare di più e meglio sulla prevenzione. La vera strategia per fare in modo che i fondi europei vadano ai destinatari, cioè ai cittadini europei e allo sviluppo delle regioni italiane, la vera strategia vuole che ci sia sia la dimensione della prevenzione che quella del controllo e quella della sanzione. Sulla prevenzione l'Italia deve fare di più.